che ha preceduto in qualità di CT, di commissario tecnico della nazionale olimpica, Giacobbe Fragomeni, vedete più... Diciamo, ecco, Fragomeni è questo... Destro, Crai, si è fermato sul tuo Crai, che sembra però ben... Come dicevi tu, da parte di Crai, prova anche col destro, visto di Fragomeni. Largo gancio sinistro del milanese, non va a segno. Che cosa stavolta Giacobbe? Non si deve fare. Sì, perché lui il montante ha visto che. E però subito dopo si è rifatto con un gancio sinistro. Ancora il montante destro, l'uppercut pesco. Ma sicuramente non si stanno studiando, ecco. No. Sono partiti in subito. Colpo, come piace a Fragomeni. Sono Giacobbe. Le devi portare 10 di 4, portane 2, ma devono essere improvvisi. Non gli devi dare tempo, che diventa monotono e lui ti può incrociare col montante. L'importante è non partire con quel gancio sinistro e non stare... I più efficaci, ricordiamo quei due montanti. Oh, non diciamo difficile, ma insomma, Eve, d'altronde dovrebbe muovere un po' il bersaglio facile a rivale. A caricare troppo Giacobbe, li deve muoversi più col tronco, non deve dare la posa perché... Ancora il sinistro di Crai. Deve farsi sentire Fragomeni. Il destro. Non solo il jab sinistro, ma anche il destro. Poi, ecco, 3-4 colpi in serie fare. Da parte di Fragomeni. Lavora sempre al corpo Crai nel tentativo di fiaccare le resistenze di Fragomeni, che resta un po' troppo fermo, vero Francesco? Sì. Gancio destro, ancora il gancio destro di Crai. Ancora il gancio destro di Crai, quello deve muovere le mani. Muovere le mani, muovere la testa, che invece vedi è sempre ferma. Un bersaglio facile per... La Romania ha fermato. Oh! Sembra una tattica di Giacobbe che lo... di farlo staccare, però... Incidiali. Sì, ancora il destro di striscio da parte del cieco. Il sinistro d'incontro di Giacobbe, Fragomeni. È tuo forte, Giacobbe, forte. Sì, forte fisicamente, può parare di colpo. Sì. L'importante, visto quel sinistro com'è bello, non buttare il guancio sinistro in palo. Quel sinistro lungo lo prende, non si accorge proprio, non lo riesce a vedere. Stai bello sciolto, pam! Però per favore, non stare fermo davanti a lui. Lo dico, non lo trovo, mandiamolo a cuore. WBC, World Boxing Council, dei massimi leggeri. Colonna vacante, a contendersela sono il ceco Rudolf Crai. Intanto hai sentito Oliva, ha detto facciamolo cadere nella nostra trappola. Che ha scosso il rivale. D'altronde insomma siamo solo alla terza. Veramente le prime tre riprese sono state di alto livello. Il destro ancora di... Prima al volto poi al corpo Fragomeni. Destro. Il destro va col destro. Bellissimo il montante destro di Fragomeni, sentito da Crai, che prova la replica immediata. Campo di Fragomeni. Sta accettando la battaglia a viso aperto. Avete visto il chiamo volante. Manca il destro per un'azione a due mani di Fragomeni, la replica col destro, il gancio destro di Fragomeni. Si stanno dando battaglia su tutti i fronti proprio. Per fortuna del pugile milanese, ha provato anche a continuare così, sì. I due pugili. Siamo visto? Si sta soffrendo, sta scrollando, sta già calando al secondo round, già sta crollando. Fidati di Patrizio, continua questo lavoro. Questo lavoro ti darà frutti, tra riprese, ma lo dobbiamo fare, dobbiamo soffrire adesso, ma senza via cazzotti. Ta, ta, Giacomo, devi sentire sempre il fiato qua, sempre il fiato sul collo, il tuo forte. Okay. Perché Crai ha la mano pesante. È iniziata la quarta ripresa con i più importanti, ma il match è apertissimo e fino a questo momento spettacolare. Poi però, sì. Mai dire mai. Ma ha detto bene. Colpi di sbarramento ancora da parte di Crai, che però il cosone del pugile di Milano comincia a portare i suoi frutti. Ha provato ancora il colpo. Certo. Ci siamo. Ha provato ancora il montante. Ha provato adesso il montante sinistro. Spettacolo ragazzi! Ancora il sinistro di Fragomeni che monta col destro, la replica in gancio destro di...
Conny Mittermaier, l'allenatore di Krajina, si fa sentire. Fragomeni, il match è girato, si incrociano i colpi. Tino, il rivale, il gancio sinistro di Fragomeni. Giusto, 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 giusto. Non farti prendere la foto, devo mettere K.O. La foto di mettere K.O. sta mettendo K.O. da solo. Chiuso, pochi colpi, ma non spiegare il fischiamento. Pochi colpi, ma avete sentito? È la quinta delle 12. D'azione. Non cesse invece d'avanzare Giacob. Sinistra. Giacob si prosegue sinistro senza problemi. Di Giacob. Sinistro di Giacob Bianco. A vuoto col des densa. Ma si può proseguire senza problemi. Il gancio destro di Fragomeni. Consegno Fragomeni. Movimenti lunghi, imponi questa favola adesso. Cominciamo con quattro, da vicino. Quando sale verde, uno e due col paese. Vale, che rallentassero un po' l'azione. Comunque. Tanto da Oliva a portargli il sinistro. Giacobbe Fragomeni. Patrizio lo accontenta Giacobbe. Beh, effettivamente quando lo porta con rapidità va. Caricato il destro Rudolf Krai. Lavora col sinistro al corpo, poi col destro al volto. 1-2, 1-2. 1-2 e corre il destro. Il destro di Fragomeni. Colpi diritti da parte di Krai, che deve subire però il gancio. Poi il destro con Chezza, vero Francesco? Sì, non è più preciso come le prime due riprese. Destro caricato da Bobbe Fragomeni, ovviamente sulla lunga distanza le lunghe leve, le leve di Krai possono avere la meglio. Il gancio destro pesante da parte di Fragomeni, che mette ancora montante il gancio destro due volte. La replica di Rudolf Krai. Ancora il gancio destro di Krai, poi montante. Tocca col sinistro Giacobbe. Ancora il destro, molto bene Fragomeni, poi la replica di Krai, chiesto di Fragomeni. Ancora il destro di Fragomeni, accusato, accusato da Krai. In difficoltà il cieco. Gancio destro di Krai, che è stanchissimo. Respira a bocca aperta. Il gancio destro. Molto stanco Krai in questo frangente. Ancora Fragomeni. Giacomo, ti prego, non scambiare. Non scambiare. Quando stai sei vicino, si muove. Abbassa. Però devi stare vicino. Vicino, però. Non devi stare vicino. Scappo. Ok. Poi sinistra scappa. Non ti scappi addosso. La scappata. Non ti cambia la terra. Cucino. Quando inizia la settima ripresa, dunque entriamo nella seconda parte del match. In diretta dal Pallalido di Milano. Secondo me dovrebbe lavorarlo anche un po' sotto. Attoni. Manca il montante a sinistro, ma va a segno col gancio destro Krai. Un bel taglio, vabbè, speriamo. Speriamo che questo incidente non condizioni psicologicamente Giacobbe. Sempre condizionare un po'. Speriamo che all'angolo lo riescano a fermare. Il match si era messo davvero bene per il pugile italiano. Tocca a due. Max Ceriani dalla regia ci proporrà il rallenti dell'azione incriminata. Sinistro e destro di Krai. Ha preso un po' più fiducia adesso. Purtroppo è inevitabile questo. Rifiatato Krai a due mani, manda vuoto il rivale, poi lo tocca col montante destro. Il gancio si incrocia di colpi, più efficace Fragomeni.
preso col montante, ci siamo. Accusato il colpo, bisogna elevare un ulteriore punto per la penalizzazione. Stanno davvero onorando la qualifica, è fenomeno in fatto di tecnica, ma ci stanno regalando davvero una bella battaglia. Ha toccato due volte con il destro Krai, ma è pronto la replica Fragomeni. Ancora il destro. C'è stato un richiamo volante, però non c'è stato il punto di penalizzazione per un colpo basso. Il gancio destro, il gancio sinistro, Krai è andato a vuoto anche Fragomeni, che comincia a farsi sentire. Ma sicuramente, anche perché il livello è alto. Ma non sono colpi che impensieriscono. Questo destro. E questo invece è più efficace da parte di Krai. Credo di proseguire per quanto riguarda Fragomeni. È finito il match, non ci voleva. Giacobbe Fragomeni, vince Giacobbe Fragomeni, è lui il nuovo campione WBC dei massimi leggeri WBC.